È interessante che tu abbia iniziato con il nome di un animale. Perché? Perché oggi è la giornata mondiale degli squali. Ah, non tanto con piccioni, però. Degli squali. Sì. Quelli di Wall Street. Non so chi li possa festeggiare, però. 66esima puntata di Primo Appuntamento. Ah, che ne mancano 4 ne dopo mancano questa. 4 per finire, wow, la quinta stagione. Ci poi siamo. Finalmente passeremo alla 6. Go. Però, ragazzi, mi raccomando, spolliciate, commentate. Sì. Condividete supporto. Il video. Supporto, supporto, supporto. Ieri stavo guardando, tipo, sai, su YouTube gli shorts, che quindi mm-hmm. Reels, tipo. E a un certo punto mi sei uscito tu. Sempre Forza Lazio, sempre Forza Lazio, sempre Forza Lazio. Ma immagina io che stavo guardando le classifiche, tiro su e sento sempre Forza Lazio, sempre Forza Lazio. Dico, ma che cazzo sta succedendo? Io tifo Roma, non mi rompete il cazzo. Questa sera nel nostro ristorante 8 single sono pronti. Oh, madonna santa, che manata che ci ha dato. Ma chi? Minchia, che roncolata. Ma quella dietro? No, lui alla pianta. Minchia, ha fatto la porca madonna. Nel nostro ristorante 8 single sono pronti a rischiare tutto. Non posso più forte. E invece ha toccato la pianta. Sono Federico, ho 28 anni, vengo da Roma. Madonna, ma lui è qualcuno. Sei tu l'esperto ormai. Io suono il pianoforte, la musica classica, andare all'opera. Io andavo all'opera, ad Alpignano. A spaccarmi a merda. Secondo me ci arrivi a metà puntata. È Dario Argento. Sì. Anche un po' Michael Phelps. È Michael Phelps che nuota nel sangue di Profondo Rosso. Spero che adesso sia arrivato il momento di conoscere la persona calma con cui condividere bei momenti insieme. Perché qui la pancia si è finita sulle palle, la pancia, cos'è? Devo comprarmi delle mutande più larghe. Minchia, ancora! Scusate, c'ho la minchia troppo grossa. Sì, babbo! Assolutamente. Madonna quanto l'ha mischiato. Ah, il tocco dell'artista, il tocco dell'artista quello. La firma. Penso di essere nato nell'epoca sbagliata, dico io. Sarei trovato più nei primi del Novecento. Sì? Sì. Cagare nei prati, sai, quelle cose là che facevano. Non ho mai avuto dei rapporti occasionali. Lui non ha mai fatto il pazzerallo. Con una famiglia, avere dei figli. Sarà lei la madre dei suoi figli? Scopriamolo insieme su Reeducation. Ah no. Sono Sara, ho 30 anni e sono un assistente di volo. Di? Volo. Ah, di voto. Dopo. Vota qua. Ma non dovevo scegliere. Vota qua. Non mi reputo una sportiva. Ma che epoca stiamo vivendo? Meno male che non siamo andati a Londra. Vedrai che non ci si potrà andare. Ma hai visto che l'aeroporto di Londra ha detto alle compagnie aeree di non vendere più biglietti? Perché? Ma perché non c'è la gente! Non c'è la gente che lavora negli aerei, negli aeroporti. Non c'è, è un delirio. E sono un amante della mitologia. Bello! Tendo ad avere parecchio l'attitude di... Cos'è che ha? L'attitude. Ha veramente detto attitude? Oh, c'ho l'attitude. L'attimer. Ma se si chiama attitudine, perché deve dire attitude? Non ti faccio mancare niente, esisti solo tu, mi annullo per te. Positivissima come cosa. Non va bene. Comunque sono andato a Milano. Sei andato a Milano. Sei andato a Milano. Ah! Non devo dire. Sei andato a Milano. Adesso devo imparare a parlare. Che cazzo ne so? Mi stai guardando. Sei andato a Milano. Oddio, ma è bruttissima questa sensazione. Non sono abituato. Non mi è piace. È brutto guardare lì. Sei andato a Milano. Trovate la gente che parla così. Salve, sono il back office. Alle 18 ho fissato una call. Se riesce a farmelo ASAP, mi manda un'email con la PEC. Si faccia sentire lei che non c'ho più tacche. Fanculo. Dopo tutto sto dialogo, tacche. Che boomer. Ma pensa a uno dei miei fiori preferiti. Veramente? Sì. Che culo. Sai qual è il fiore che ha sempre caldo? La calla. Questa la capisco solo a Roma. Cresci un calice di bollicine. Gin tonic. Cioè così subito. Sbam. Dai, facciamo un brindisi agli appuntamenti al buio. Alla santa. Santa anche. Vabbè, no, ognuno brinda chi vuole. Alla santa anche. Il vostro grazie. Tavolo è pronto. Vi grazie. Faccio avere sia la rosa che gli aperitivi. Allora, il capello è un po' Pinocchio. Che capelli aveva Pinocchio? Scusa. Sta cercando uno che abbia i capelli più simili a lui. Che non esiste. Si è reso conto di aver detto una minchiata. Sì. È il momento di una giovane, giovanissima nonna. Sono quelli gli stivali che dicevo a forma di calzino. Vi ricordate? Ovviamente no. Mi chiamo Candida. Che nome brutto. Dai cazzo, è una malattia. Beh, anche una persona molto... pulita. Esatto. Che roba
strana però, perché una malattia tra virgolette sporca si chiama in un modo così pulito? Che è la barba scura? Ma perché? Barba scura, se ci stai ascoltando. Beh, ma non è che adesso lui sa tutto. Ma lui non è un dottore, sì, cioè, no, è un divulgatore scientifico. Barba scura, ma scusami. Okay, c'entra un cazzo con la candida. Chi hai preso con per Alberto Angel? Chiedi a barba scura, lo chiedi a barba scura, ma che cazzo chiedi a barba scura? Ma non so, è successo proprio questo. Ho 58 anni, portati splendidamente. Sì. Quello dietro fissato. Cioè, quello dietro c'è rimasto da secco. Ma sta lasciando sua moglie quello sì, dietro? Sì, probabilmente sì. O meno. Cucciolo, cos'è Such? Non cerco una compagnia perché mi faccio compagnia da sola. Grande zia! Attenzione! Vabbè, ma è arrivato a quello che aspettavamo, il personaggio. Mi chiamo Roberto, vengo da Como. Como? 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 E faccio l'audioprotesista. Che serve a me? Non sento più. Sto cercando qualcuno proprio in questo momento perché... Sì, ma ha portato tutto il cespuglio di rose però. Ha portato un roseto. Vuoi che ti svolto la giornata? Addirittura. Lo sapevi che la visiera del cappello serve a tenere il braccio? Ma non è vero. Ma ne hai inventato due oggi perché eri stanco. Ne inventato ora. Bellissimo. Piccolo omaggio. Piccolo mio, Marco 2. Voglia di innamorarmi, ma non nel modo stupido dove non capisci più niente. È bellissimo, ma è come se fossi drogato. Hai fatto tutto un discorso. Grazie. Mi raccomando, sono bellissime. Assolutamente. Ma cosa succede? È completamente folle. Sei Joker, porca troia. Sono in lizza per Best Actor agli Emmy Awards. Mi occupo di sanità perché tratto attrezzatura medica, protesi acustiche. Due ore a dirlo. Ma perché deve parlare così con i suoi clienti? Quindi è abituato. Tu hai figli? Ma tutto ok? Ma lui sta facendo la tecnica del misterioso? Solo per sapere. No, no, non che penso. Me ne vado. No, non penso. Solo per sapere. Poi decidiamo la cena. Molto grazie. Bene. Buone grazie calorie. Buone calorie. Poche calorie. Ah, poche calorie. Cosa vuoi? Poi mangio che cazzo vuoi. Scusa. Fatti le calorie tue. Sì, noi abbiamo un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Assolutamente. Inside. Inside. Poi la sera mi metto a leggere un buon libro. Che sì. Genere ti piace? È la criminalità organizzata in generale. Piacerebbe farle qualche sorpresa. Sono qualche retata. Non dico buon appetito perché da etichetta il non galateo si dice. Ormai. Ma che dici? Buon appetito. Per Alessia è arrivato il momento di superare ogni titubanza. L'ho vista io Alessia? Anch'io. L'ho già vista Alessia. Sono Alessia, ho 25 anni, abito a Lecco. E assomiglia a qualcuno. Sono un addetto alla spesa online presso un supermercato. Cosa cazzo è? È un'addetta alla spesa online presso un supermercato. Non è vero che ha detto quella roba lì, non ci credo. Io sono l'ansia in persona. No, non sei tu l'ansia in persona, è lui! Buonasera. Buonasera. Le posso offrire qualcosa da bere? Oddio, ho già l'ansia. Cosa sceglierò? E se sbaglio? Sono single, sono sfigata e cornuta. Ah, pure cornuta? Mi piace di me fisicamente il sedere. E come l'ha scoperto? Di avere un sedere? Ho cacato una volta! Sì, si guardava, mi sono guardato allo specchio. Sono abbastanza stalker su Instagram. Sì. Sono abbastanza... Stalker su Instagram. È per quello che ha scoperto il tradimento. E quindi negli uomini ha fiducia? Per niente. Zero. Basta, l'ho persa. Non capisco una parola. Basta la pezza. L'ha persa la fiducia. Ma solo Luca capisce. Un'altra ragazza è stata preferita a me e quindi ovviamente un po' di autostima mi è crollata. Ma lei è una bellissima ragazza. Ma... Vai Mauro, mettiglio sul banco. No, lo spritz. Ah. Ma scusa, no, pensavo. Ma che schifo. Che schifo. Ma sarà colpa nostra che diventato. Non era così. Beh, cattivo influenza. Mi chiamo Francesco, faccio due lavori, di mattina il corriere e di pomeriggio il personal trainer. Oh, tutti i fiori stasera per adesso, eh? Ah sì? Dopo che sono stato tradito ho perso la fiducia nelle donne. Ma perché hanno tutti un bel fisico tranne me? Ma perché vero. Ho la pancia? Ma faccio avanti e indietro, sudo come un maiale, porto i pacchi, faccio le scale, mi sto muovendo da due settimane, no, è sempre più grossa. Perché adesso stai mettendo il muscolo sotto la pancia. Grazie. Perché c'era cattivissimo me dietro? Torna indietro, ti prego. Un po' leso. E mettere subito
a suo agio la persona che ho di fronte con il mio sorriso. Ci sto provando anche con gli autori a farlo, è un test. Io sono un grande tifoso dell'Inter. Ma lui è il miglior personaggio di sempre, di Primo Appuntamento. Vabbè, adesso solo perché è dell'Inter. No, non è quello, io non mi faccio influenzare. Non ho una squadra proprio, però se devo simpatizzare per qualcuno, per l'Inter. Oh. Ma lei è la miglior ragazza del Primo Appuntamento. No, devo dire che è una coppia che si vede che... Io sogno ancora l'abito bianco. Comprati un pigiama, nel senso. Sono molto interessato alla tua persona. Lui è un po' Don Rodrigo comunque. Non te lo immagini così, Don Rodrigo? Sì. Vero? Ti posso vedere quanti anni hai? 62, vado per i 63. Con quale calma comunque? Con quale calma di uomo poi. Grazie. Prego. È un po' Shakespeare, è un po' Edgar Allan Poe. No. Edgar Allan Poe Modori? Shakespeare te lo appoggio. Non mi ricordo il viso di Edgar. Te lo faccio vedere subito, il grande Edgar Allan Poe. Detto Poe per gli amici. Sì, viveva i murazzi lui. E adesso ti faccio vedere da vecchio, scrivi Edgar Aristogatti. Questo somiglia più a Gargamella, che c'entra? Però è carino. Ah, volevi solo guardarlo. Secondo me hai scelto meglio. Vero? No, no, ma anche i tuoi non sono malacci. Sì, credo. Però... Come si permette? Manacci. Ma come si permette? Con quale forchetta di uomo lì? Con quale dignità di posata? Divorziato dal 96. Io lo scevo, penso. A voi capita quando vedete un cibo? A me capita soprattutto quando lo tagliano. Che senti... Il gusto in bocca. No. Forse è un superpotere aggiuntivo. Questo è un problema. Super gusto? Super gusto. Il nostro canale ormai sta diventando un cinematic universe. Sì, no? cioè. Cioè certe cose le puoi capire solo se hai visto tutti i video. Perché sì. È una storia che ci... Che prosegue. Ma è bello così. Se sta così ne avrai 47-48. Grazie, guarda, ti... Prego. Adoro. Ti adoro. Guarda come si prende un tonnarello. Guarda, è così facile. 58. Il mio anno. Tu 62, sono del 62. E io sono del 50. Ma dai, che bella sta roba. Che figo, cazzo. Argomento spinoso. Argomento spinoso mentre mangio il tonno fa molto ridere. Attirazione sentimentale. Beh, single, pensano. Era una notte buia e tempestosa. Fuori pioveva. Mi sveglia a mezzanotte e mi fa... Sti cazzi! Io non ti amo più, voglio stare da solo. Ah, vabbè. Tempistiche un po' sbagliate, mezzanotte così. E non mi faceva vivere. Uscire con gli amici era un problema. Io non ce l'ho fatta più, non ho retto quella pressione. A mezzanotte si è svegliato, gli ho detto. Fuori pioveva. Pittore preferito. Pittore preferito. Così. Ma una volta che c'è un po' di cultura. Sì, vabbè, ma un attimo. E Amedeo Modigliani, uno dei più grandi artisti che purtroppo ha vissuto solo 38 anni della sua vita. Snack. Non so, lei ha lo sbocco per Modigliani, non capisco. Gli sta sul cazzo Modigliani. Qual è il tuo pittore preferito? Franco. Per il bianchino che ci sta dando il bianco a casa. Bravissimo, Franco. A me va bene anche... Allora, il menù a me spaventa un po'. La fobia. La fobia dei menù. Raga, no, aspetta. Secondo me esiste. Sì, hanno visto. Secondo me esiste. Dimmi una lettera, a caso. Ti. A caso, quello che ti sta facendo vedere. L'attaccofobia è paura della velocità. Io pensavo che era paura dei tacos. Non è stato facile perché praticamente diciamo che... Dio, ma lui è agitatissimo, raga. Ma il bicchiere. È stato facile perché praticamente... Orco due. Sono convinto che dopo una tempesta splende sempre il sole. E non rende, devi sentirlo così. Ah. Io sono convinto che dopo una tempesta splende sempre il sole. Io sono nato il 29 giugno e sono cancro. Ha usato il super la sorriso. La del sorriso. Super sorriso. Super sorriso! Ma chi è Giuseppe Sapi? Vengo da Napoli e sono un parrucchiere per signori. È uguale, ci assomiglia, sarà il cugino. Può essere. Sono pure di Napoli. Salve. Tutti quei fiori stasera, ma cosa succede? Ma cosa c'era? C'era lo sconto, 4 su 4. Il rosario lì. Sono single perché tengo la short. Tieni la ciolla. Io capito, non tengo la short. La sciolta? Mi preparo... invocando San Gennaro e tutti i santi. Lei crede a San Gennaro? Io sono giapponese. Che cazzo hai tirato fuori? Già. Sono Anastasia, vengo da Napoli e faccio la pasticcera. Come è scritto Anastasia? C'è una Y. Sono nata in Bielorussia. Sei molto bella. Cosa non dire a una ragazza timida? Come prima cosa. Ha finito tutto. Lui ha detto quello che doveva dire. Basta. Il mio l'ho fatto. È tornato. Ecco.
Quanto misura? Occhio. 181 centimetri di cringe. Mazza. Quanti anni hai? Quasi 23. Ah. Sì, tu? Io ho 24 quasi. Dite gli anni che avete, ma che cazzo dici? Ma perché la gente dice quanti anni hai? 23 quasi? 24 quasi? 22, 23! Quasi che? Io. Ah, ok. È così basso però che dobbiamo proprio tagliarlo dalle riprese, eh? Se Francesco e Anastasia riusciranno a superare la loro timidezza, faranno dei figli ricciosissimi, bellissimi. Ho un nuovo gioco, raga. È incredibile. Whoopi Goldberg e Boris Becker da gioco. No, è più Nino D'Angelo da gioco. O Nino D'Angelo oppure Robert Redford. Robert Redford, Robert Redford di Nino D'Angelo. Di qua invece c'è il cugino Hit. Sì. Senti, hai viaggiato molto nella tua vita, tu? È diventato il mutuo della tua vita, tu? Ha pagato il mutuo. Ah, io te lo, guarda, mutuo. Non ti dico una cazzata. Te lo giuro, stasera avrò capito tre parole. Infatti, non so se hai notato, sto parlando completamente di altro. Perché non capisco. Ma questo non è una prova. Non sento niente. Ma questo non è una prova, perché succede anche quando senti. Non ho preso conto della mia vita, non ho fatto una vita. La solita è la vita standard come tutti. Cosa fai lui gargarismi col vino? Tanto un verde. Tanto un rosso. Mamma mia, io sono cresciuto in Toscana, figurati. Pure tu? Dove? In Maremma. Maiale. Principina Marta, l'amore. Non ci credo. Non ci credo. Io sono cresciuta a Principina a Mare perché mio papà e mia mamma prendevano casa a Principina a Mare. E vabbè, mo erano i ragazzini che giocavano in spiaggia, facevano il castello insieme, guarda, eh. Pure tu sei in cerca del vero amore. Hai visto dietro? No, no, vabbè, raga. Questa è la più clamorosa della serata. Stavo guardando dietro, ma stavo guardando dalla parte sbagliata. Prendo un cerchio. Oh, no. Oh. Grazie. Assolutamente. Devi sapere che quando stai con me non li penserà niente. Oh, con che tono gliel'ha detto, però? No, dai, gliel'ha detto con un tono. Sì, vabbè, Richard Gere in Pretty Woman. No. No. Che paragone. No, perché no, sì, è ricco. Sì, ci sta, però. Ci sta male? Beh. Beh. So. Grazie. Ma lei sta... Ma dateli una secchiata d'acqua. Al momento non saprei come catalogarlo sentimentalmente. Che cazzo vuol dire? Vedi se ha il codice a barre. Cosa significa? Ciao. Te lo devo dire crudo. No, te lo devo dire. Il tuo pensiero ho già capito, no, qual è. Non gli è scattata la scintilla a livello fisico. Quindi esatto. Dici che non gli piace. Però c'è l'interesse a livello umano di proseguire. Non hai detto niente tu. Tutto allora, ho capito cosa voleva dire. Perché Luca mi legge dentro. L'ho guardato negli occhi, ho capito il pensiero allora, della sua anima. Lui inizia le frasi, tu le continui. Mi sento quasi violato. Mi sono entrato dentro che manco il sesso. Buco nell'aria. Nonostante gli interessi e tutto quanto, ci debba anche essere quel pizzico di chimica, attrazione fisica. Ok, questo ci può stare. Quindi è un po' in forse. Bello! Preferisco un discorso. Mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto, sì. Uno può uscire, vedere come si trova. Sì. E poi dopo si decide. Siamo due persone che hanno fatto ragionamento maturo. Sì. In ambito, cioè per uscire a conoscerci meglio. Ma bello, va bene, me l'hai già spiegato! L'ha detto pure lui, stai serena, non te lo butta da dietro! Minchia, ma quando escono qua sembra che devono ficcare, Cristo santo, ogni volta! Sì. Ma di sì e poi piuttosto di no! Glielo rimetti pure dentro adesso. L'ho scappato, vecchia. Onorati e molto contenti di averti con noi perché incarni perfettamente la figura del pasticcere dell'amore. E Renato! E io Alessandro, devo dire la verità, ti invidiamo anche un po'. Molto. Ma è lui Renato! Eh sì, l'altra volta ce l'hanno presentato. Ma non mi ricordavo più! È il tuo amore. Vi giuro, vedi che è un superpotere. Ho visto la pastiera e ho sentito in bocca... Ma non è un super... Te lo giuro, il sapore dello zucchero a velo che sta per mettere. E te potresti non mangiare. Grana, olio d'oliva e carpaccio. Al contrario, l'ha detto. Carpaccio con grana e olio d'oliva. Che cazzo è la grana? E erba di merda. Misticanza. Sono andato a fare dei test per vedere se per caso avevo energia a livello pranoterapico. Ah, ok. Cioè? Ah, energia di curativa. Lo so. Cazzo è? Avevo bisogno
che tu mi dessi le tue mani. La cura? Vedo un blocco energetico appena sotto il trapezio, quindi zona delle spalle. C'ha il blocco energetico appena sotto il trapezio? Sì. E ti direi, ma che cazzo vuoi? L'ultimo chakra, quindi cioè, c'è un blocco sessuale. C'è un blocco sessuale? Sì. Ma pensa a te! Ma ci sto palesemente provando. Te lo sblocco io. Com'è che si chiama? Che lo dico anch'io che sono un cranoterapeuta. Ma questa è la svolta. Questa è l'apoteosi del baccaglio. È il provarci finale, no, questo. No, questo è palesemente da inserire nel libro di Barney. Sì, esatto. Il cranoterapeuta. Candida mi piace molto come persona. Per quanto mi riguarda però non è scattata la chimica. Niente chakra per lei. Ma perché non mettono un po' di... da fumarsi una canna a fine cena? Di sale la chimica. Quindi? Roma quindi, è grande. Andiamo a farci un giro. E via. È stato bello vederla perché ha davvero una storia. Un colpo al cuore. Ogni volta te la sbattono in faccia però sta torta. Grazie a voi. Grazie. Posso offrire io? Sicuro? Grazie. Ma lei ha tirato un po' un sospiro di sollievo. Sì, sì. Aveva solo 10 euro. Perché sei un bravo ragazzo, sei simpatico. Grazie. Sì, cioè... non hai scattato la chimica. No, 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 no. Però ti vedrei sì, come amico. Ho visto l'esatto momento. Che tu ti hai strappato tutto. Se vuoi, ci rimaniamo in contatto. Sì, va bene. E vabbè, che cazzo doveva dirti? Candida e Roberto si sono persi di vista. Dopo la cena, Roberto è partito in quarta alla conquista di Candida, non tenendo conto del fatto che per lei non era scattata la chimica. No! Candida, infatti, ha preferito chiudere i rapporti per non creare illusioni. Ma no! Doveva andarci piano! Vabbè. Francesco e Anastasia. Anastasia, Francesco e Anastasia. Anestesia. Sempre Anastasia. Francesco e Anestesia. Sempre Anastasia. Francesco e Anastasia sono rimasti in contatto. Francesco continua a cercare la sua perfetta metà, una ragazza dolce con cui poter condividere tutto. Una pastiera, insomma. Anastasia. Anastasia. Si sta dedicando anima e corpo alla pasticceria, sperando un giorno di poter avere una famiglia numerosa. Meglio di modi. Anastasia. Ma Life se no in fondo l'ha mandato in botta. Alessia e Francesco continuano continuano a sentirsi. La loro relazione però non si è trasformata in amore. Entrambi fanno ancora fatica ad aprire di nuovo il loro cuore. Non si fidano. Chissà se con il tempo riusciranno a diventare una coppia. No. Federico e Sara si sono frequentati. Ah! Lui l'ha invitata a Parigi. Ma dai. Ma la loro frequentazione è finita prima della partenza. Ma no! Ma come? Federico è tornato alle sue attività aristocratiche, in attesa di un incontro alla sua altezza. Sara invece è sempre in viaggio, alla ricerca di qualcuno che la faccia innamorare. Entrambi sono ancora single. Oh, una strage! Anastasia.